Amici dell'Enduro, buongiorno. Oggi sono a raccontarvi di un prodotto esteticamente molto semplice, ma che nasconde delle caratteristiche utili e performanti. Ok, sono qua con Alberto Gambarini, detto Gamba, enduroista, praticante e ideatore di questi Rainscap. Esattamente. Cosa sono? I Rainscap sono delle protezioni per i cuscinetti delle ruote. Un prodotto che ho inventato qualche anno fa e che ha subito una serie di variazioni, di modifiche negli anni, fino a raggiungere quello che io spero sia lo stato dell'arte. Per me è un pezzo di gomma, qual è il suo funzionamento? È un semplice pezzo di gomma, ma è molto utile perché protegge i vostri cuscinetti dall'insidia, specialmente dell'acqua dell'idropulitrice. Protegge i cuscinetti proprio perché evita che ci possa essere un'infiltrazione di acqua in pressione tra il parapolvere e il cuscinetto. E lo fa grazie a questa cuffia che noi abbiamo brevettato e che stiamo vendendo da alcuni anni. Però ci sono delle novità. Quali sono? Le novità sono che abbiamo inserito un nuovo componente che è un componente sostitutivo del parapolvere e che ci permette di avere un rendimento ancora superiore dal punto di vista dell'affidabilità dei cuscinetti, ma anche dal punto di vista prestazionale, perché diminuiamo notevolmente gli attriti sulle ruote. Quindi mi vuoi dire che io con Rainscap vado più veloce? Esatto. Forse. Vai più veloce e sei più bello. Come si monta? È facile o difficile? È facilissimo. E allora andiamo a vedere come si monta. La prima cosa da fare è smontare i distanziali. Dopodiché togliamo anche il parapolvere originale, in questo modo, che andrà sostituito con il nostro componente FLC. Prima di inserire il componente andremo a ingrassare la parte interna del mozzo. Con cosa? Con del grasso al litio o grasso generico. Poi puliamo la sede dove alloggerà il nostro componente FLC. Quindi la sede da pulire è il bordo sopra, ma anche quello interno. Quindi esatto. La sede dovrà andrà ad alloggiare il nostro FLC, che preso dalla confezione è questo particolare qui. Esatto, c'è anche scritto dentro. FLC, impossibile FLC. Sbagliare. Esatto, il significato è frictionless component, perché questo componente rispetto al parapolvere tradizionale non ha attriti. Ok, quindi questo qua lo possiamo andare a inserire in questo modo. Possiamo rimettere il nostro distanziale in questo modo e infine, dopo aver pulito la sede dove andrà a alloggiare la cuffia esterna, andiamo a inserire la nostra cuffia esterna. Quindi semplice pressione ed è fatto. Esatto. Più difficile a dirlo che a farlo. Decisamente. E adesso andiamo a fare una bella prova che ci fa vedere l'efficacia di questo sistema di protezione dei cuscinetti. Andiamo. Il blogger è un po' come San Tommaso, quindi la prova la faccio io. E abbiamo a disposizione due moto completamente nuove, mozzo libero da catena, pastiglie dei freni aperte e praticamente la prova che faremo è questa qua. Verificare l'attrito che non c'è con il Rainscap. Guardate un po' la differenza. Quindi attenzione se montate il Rainscap, perché si guadagnano i secondi, si va più veloce e se lo sai lo sai, ma se non lo sai te lo fa vedere il blogger. Qui continua a girare e voilà, montaggio fatto, più facile a farlo che a dirlo. E dammi ancora qualche motivo per comprare il Rainscap. Tre motivi: estetica, prestazioni e affidabilità. Boh, secondo me hai detto tutto, dobbiamo ancora sapere quanto costa e dove poterlo acquistare. Lo trovate nel nostro sito, è compatibile con KTM, Husqvarna e Veta e costa 29,95 € a ruota. Se può fare. Direi. Se lo sai lo sai, ma se non lo sai te lo dice il blogger. Grazie mille. Grande.